cooperazione e sviluppo delle aree interne. Sono questi i punti cardine del progetto Transumanze culturali tra due parchi, presentato al Ministero per i beni culturali nell'ambito del bando Interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale. Sono oltre 40 i comuni coinvolti, con Castrovillari capofila, compresi appunto nell'area fra il Parco Nazionale del Pollino e quello della Sila. L'obiettivo quindi è la riqualificazione del territorio al fine di valorizzarne le potenzialità da un punto di vista culturale, economico e turistico. Ci sono peculiarità ancora oggi inespresse su questo nostro territorio. Poi c'è da dire che al di là della Calabria, ma c'è la provincia di Cosenza, che è la provincia più grossa, più ampia che c'è su questo territorio, ed è una provincia abbastanza vasta, con una serie di importanti peculiarità, come dicevo prima, inespresse fino ad oggi. Ma con questo bando che il Ministero dei Beni Culturali ha voluto mettere in campo, penso che possa come dire, dare un impulso a quelli che sono il rilancio delle peculiarità inespresse che dicevo prima.